Sì, io sono Max, sono attivista dal 2005 e approfitto del fatto che c'è tanta gente nuova per fare un po' di chiarezza sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è un qualcosa che ha proposto Beppe Grillo, il quale lo conosce molto bene perché nel 1998 ha fatto uno spettacolo che si chiama Apocalisse Morbida, che trovate su internet. Ha mutuato il concetto da Auriti. E io mi auguro che tutti i portavoce qua presenti sappiano bene tutti gli studi di Auriti, perché non si può fare portavoce senza conoscere Auriti. Grillo è stato definito il più brillante allievo di Auriti. Ora, il reddito di cittadinanza deriva dal fatto che bisogna togliere alle banche commerciali tutto il nero che fanno, dato che quando fanno un prestito questo creato dal nulla, mentre quando voi restituite la rata è vera. Se voi pensate che lo Stato ha un budget di un bilancio di 800 miliardi, di questi 800 miliardi, 80-90 vanno in interessi alle banche, al 90% alle banche, solo di interessi. Lo Stato italiano ha un disavanzo primario, cioè le spese, le tasse che riceve sono molto più alte delle spese, cioè ha un 30, 40, 50 miliardi in più. Peccato che poi deve darli alle banche attraverso questi 80-90 miliardi. Quindi o si chiarisce bene questo concetto, almeno a Milano, dato che siamo nel centro finanziario, cioè è arrivato l'ora di mettere i pantaloni lunghi almeno a Milano. Quindi cercatevi su YouTube bene chi è Auriti, che ha fatto un sacco di conferenze su YouTube, e su Apocalisse Morbida di Grillo, perché non è possibile nel 2018 ancora fare gli attivisti e non conoscere Auriti e Grillo, allievo di Auriti.